Ciao a tutti, sono Maria Flavia del Curatolo, sono anch'io della partita nell'impresa del Treno Plastici d'Italia 2014, dedicato in particolar modo alle ALE 601. Vorrei accennare al periodo glorioso dei super rapidi, voluti dall'ingegner Ruben Fienga e che presero il via con l'orario invernale del 1969, con una coppia non-stop sulla Roma-Napoli impostata a 140 km l'ora e che copriva il percorso tra Termini e Mergellina in 90 minuti netti. A quella poi seguirono le coppie Roma-Milano, il famoso rapido bomba che ci metteva 5 ore e 30 con una sola fermata tecnica, quindi non per i viaggiatori, a Firenze Rifredi per il solo cambio di personale. Queste furono per l'epoca imprese eroiche, perché pensate che non esisteva né la linea direttissima Roma-Firenze né tantomeno la linea alta velocità Roma-Napoli. Salve, mi chiamo Marco Laferla e da giovane ho lavorato per tanti anni con la compagnia dei vagoni letto. Facevo il ragazzo del minibar e ho lavorato parecchio sugli elettrotreni, sui 220 e i 250. E vedevo anche spesso passare le ALE 601 che mi davano sempre, insieme agli elettrotreni, mi davano proprio l'idea dell'eleganza, eleganza che oggi nei treni moderni non vedo più ormai. E le ALE 601, oltre a questi risultati, sono arrivate poi a compierne altri di ancora più epici. Pensiamo alle corse ad alta velocità che le hanno portate fino oltre i 270 km l'ora, il che vuol dire che il carrello Z1040 che le equipaggiava poteva dare molto di più di quanto desse in servizio ordinario, che era qualcosa di veramente ben progettato. Le ALE 601 me le ricordo perché le vedevo a Mestre, che avevano una strana composizione, venivano da Roma Termini, e a Mestre venivano attaccate a un 220 o a un 250 che veniva da Genova, e il treno proseguiva così per Trieste con questa strana composizione di alcune ALE 601, erano due o tre mi sembra, e un elettrotreno 250 o 220. C'era questa cosa molto strana che penso esistesse solo lì. Queste elettromotrici meritano di essere ricordate, onorate, celebrate, ma renderemo loro un bel omaggio, un affettuoso omaggio con i nostri plastici e i nostri modelli. E per il resto, quando vedo le ALE 601, penso sempre al tragico incidente che è avvenuto a Tramonzuno e Vado quando è deragliato. Mi ricordo che passavo con altri treni col minibar e vedevo queste vetture proprio buttate per terra. Sembrava che un bambino avesse preso a calci il suo plastico, invece purtroppo era drammaticamente vero. E mi ricordo che un collega del minibar, un ragazzo di Trieste, tuttora attivo che tra poco andrà in pensione, mi disse che lui si era salvato dal disastro perché aveva l'abitudine di fare il giro del treno all'incontrario, iniziando dalla coda, mentre tutti i suoi colleghi iniziavano dalla testa. Nella manifestazione Treno Plastici d'Italia 2014 io parteciperò con il mio plastico appena completato che riproduce la stazione in galleria di precedenze. Lì vedremo circolare le ALE 601. Mi piace pensare che questi treni non siano defunti del tutto, ma restino vivi nel ricordo perché so che adesso circoleranno in questi nuovi plastici d'Italia, se ho ben capito. Non sono molto ferrato sui plastici, però l'idea mi piace molto, il fatto di poterli vedere circolare anche così, in scala molto ridotta.